Ciao a tutte! Allora, questo è il secondo video che faccio in collaborazione con Noemi, ovvero Dolcefatina 90. Come al solito vi metto il link del suo canale nel box informazioni e per questa volta abbiamo deciso di parlare e mostrarvi i nostri 5 capi must have per l'autunno e inverno. Abbiamo scelto 5 capi perché non volevamo ripetere le stesse cose. So bene che ci sono tanti video di questo tipo in giro per il tubo. Io stessa ne avevo fatto uno, credo la scorsa primavera, in risposta a Lolla, ma avevo anche scritto almeno un paio di post sul blog riguardo appunto ai must have di vari periodi. E quindi niente, non è nulla di innovativo, però insomma a me piace sempre vedere questi video del genere. Poi tra l'altro Silvia, la mia amichetta Silvia, ne ha fatto uno qualche tempo fa, quindi insomma sicuramente non è niente di innovativo, ma boh, io trovo che sia sempre carino. Allora, inizio dal mio must have più banale, perché è veramente banalissimo, però non potevo non citarlo perché è il mio fedele compagno per tutto l'inverno. Sfida anche temperature molto rigide, mi congelo a volte, però è il mio fedele compagno, ovvero il cappottino. Io, come tantissimi di voi probabilmente, scusate, non sopporto i piumini, non mi piacciono, o meglio, ci sono dei modelli che potrebbero anche piacermi, però di mia sponte non li compro perché veramente non mi ci sento sgraziata dentro. Quindi io anche in inverno vivo in cappottini e giacca di pelle. Ovviamente la giacca di pelle la uso magari nei giorni meno rigidi. Ho un piumino che però utilizzo soltanto ed esclusivamente quando nevica, perché altrimenti non mi sconfippera. E niente, vi mostro l'ultimo arrivato, fresco fresco perché l'ho comprato giusto ieri. Io spero di essermi messa a una distanza decente. È questo cappottino qui, blu. È un blu, un po', una sorta di blu navy. Mediamente corto, nel senso che arriva all'inizio della coscia, ha tutta questa bottonatura fino a qui alla fine, insomma l'ultimo bottone chiude proprio il collo ed è molto comodo perché funge anche un po' da sciarpa, copre benissimo fino a sotto il mento. Ha appunto tutti questi bottoncini, ha queste due tasche applicate qui sotto. In genere a me non piacciono le tasche applicate, però questo qui l'ho trovato carino. Non è niente di che, è molto, molto casual, è abbastanza sportivo, niente di troppo impegnativo. E ha poi la cintina in vita, che a me piace tantissimo. Dietro è semplice, ha soltanto queste due riprese ai lati, eppure anche le maniche sono abbastanza semplici. L'ho preso, c'era, scusate, l'ho preso da H&M, pa l'ho pagato 30 euro, quindi un prezzo veramente basso. Il materiale ovviamente non è dei migliori, ma questo è ovvio. L'ho preso perché appunto mi sembrava una cosa, non avevo un cappottino blu e questo mi sembrava tranquillo, mettibile molto facilmente. Che volevo dire? E niente, il tessuto non è eccelso, però sinceramente ho visto cappottini peggiori. E insomma niente. Ah, ecco, ci sono anche queste due finte taschine qui sul davanti. E niente, mi piace tanto, è carino e non troppo impegnativo. Il mio secondo must have, anche questo è un po' banale, però è il mio secondo, anche questo è un po' banale, però non posso non dirvelo, sono i cardigan e le maglie che si allacciano sul davanti. Allora, vi faccio in questo video vi farò vedere comunque le ultime cose che ho acquistato, perché altrimenti non avrebbe molto senso farvi vedere magari cose del Paleolitico. Allora, un cardigan che ho preso, che in realtà non è proprio un cardigan, è uno scaldacuore, credo che si chiami, o comunque qualcosa del genere, è questo qui, e che mi piace veramente tantissimo. L'ho preso circa un mesetto fa, sempre da H&M, neanche a dirlo. Ed è una di quelle maglie che si intrecciano sul davanti con le fettucce e poi si fa appunto un fiocco a lato. È semplicissima perché, come vedete, è abbastanza semplice, di questo colore un beige melange.
È morbidissima, è veramente molto morbida. E niente, la particolarità è che ha questa specie di piccolo effetto fiocco sulla parte retrostante. È molto morbida, le maniche cadono un pochino morbide, nel senso che non iniziano esattamente qui, ma sono un pochino afflosciate. E mi piace davvero tanto, la sto utilizzando moltissimo con una canottina sotto, insomma mi piace tanto. Questa l'avevo pagata 7 euro, c'era una specie di vendita promozionale, veramente le cose te le tiravano dietro. Altro cardigan che ho preso ultimamente, però da Zara, ho tradito H&M con Zara e mi pento fortemente, è questo qui. Io spero di riuscire a farvi vedere un po' tutto. Ed è un semplicissimo cardigan con i bottoni, dal taglio un po' maschile, devo dire. Cade anche, io ho preso una M, in realtà probabilmente avrei dovuto prendere una S perché mi cade un pochino abbondante, cioè di spalle ci siamo ma è un pochino abbondante, però sinceramente non mi dispiace l'effetto un po' maschile, calibrato bene, anche carino da vedere. E niente, non è, è semplicissimo, è di questo grigio un po' melange anch'esso, ha questi bottoncini, la particolarità sono le taschine applicate con la lavorazione a treccia, ma insomma tutto nella norma, tutto molto semplice. E questo qui l'ho preso appunto da Zara circa un mesetto fa, pagandolo boh, 15 euro, qualcosa del genere. Veramente un ottimo prezzo. E basta, mi piace molto. Poi un mio must have, ormai da un po' di anni, nel periodo invernale, sono i vestitini. In realtà lo sono anche nel periodo estivo, però io gli abitini, i vestitini li uso veramente moltissimo. Vi faccio vedere l'ultimo che ho preso. Indovinate dove? Brave. Questo qui è un vestitino molto molto carino, molto grazioso. Non ha niente di particolare, tranne il fatto che ha questa, appunto, questa parte sul davanti, sulla parte superiore beige. È appunto nero, di una sorta di, non lo so, un tessuto un po' strano. Ha anche qui dietro è beige sul davanti, ha questa cernerina dorata. In realtà potevano un attimo sforzarsi di mettere una lampo almeno beige, però sinceramente tutto sommato non mi dispiace. Mi piace moltissimo perché cade a trapezio, è abbastanza ampio anche sulla parte finale, arriva più o meno un po' più su del ginocchio, che so, un palmo sul ginocchio. E niente, cade veramente bene, ha le maniche a tre quarti, a me piace tantissimo, mi piacciono molto questi vestiti un po' a trapezio, un po' ampi, non ampi, comunque che cadono dritti, che scivolano bene e mi piace davvero tantissimo, veramente molto. Anche questo è semplicissimo, non ha niente di particolare, però è davvero molto molto carino. Ovviamente l'ho preso da H&M, l'ho pagato, se non mi sbaglio, intorno a 14,90 euro, 15 euro, insomma, non più di 15 euro. E secondo me è molto carino, molto versatile, sia con le ballerine, con i tacchi, insomma. Visto che ho citato i vestitini, non possono mancare le calze, che sono un'altra mia passione, un altro mio must have. Mi piacciono moltissimo le calze colorate, le calze stampate, le calze lavorate, insomma, le calze un po' particolari. Per quanto riguarda le calze colorate, le mie preferite sono queste qui. Un attimo che le spiego. Sono queste qui, color borgogna. Sono di un borgogna molto deciso, leggermente tendente al viola, ma veramente leggermente. Qui sembrano più viola probabilmente, però sono borgogna. E mi piacciono davvero tanto, soprattutto con il grigio. Mi piacciono moltissimo. Ce l'ho da tantissimo tempo, non ricordo da dove provengano. Poi un altro paio di calze di colore che mi piace tantissimo è il color pavone. Sono queste qui. Anche queste sono semplicissime, non hanno nulla, abbastanza coprenti. Queste invece sono di Calzedonia, devo averle comprate, non ricordo se lo scorso anno o 2 anni fa, comunque sono veramente molto molto carine. Poi ho un paio che mi piacciono tanto ma che uso poco perché sono un pochino,
non impegnative, però non sono discretissime. E sono queste qui, che probabilmente voi vedete grig semplicemente grigie, in realtà sono quasi, sono sul grigio con un po' di argentato. Non sono argentate, totalmente argentate, però è un grigio molto metallico. Io spero che, ma piegandole un po' si veda bene il colore. E sono veramente bellissime, proprio belle. Queste le avevo prese tantissimo tempo fa da H&M, durante i saldi, pagandole, erano in una di quelle ceste dove mettono appunto le calze a 1 euro durante il periodo di saldi. E appunto le avevo pagate 1 euro, una sciocchezza veramente. Sono coprentissime, veramente coprentissime, sembrano quasi dei leggings, mi piacciono molto. E infine, lo scorso anno, ho preso queste qui, sempre da H&M, che sono appunto delle calze con la stampa maculata. C'erano anche nella versione classica, ma io ho deciso di prendere questa sul grigio e il nero. L'unico problema di queste calze è che il maculato è stampato. Mi piacciono molto le calze colorate perché è possibile combinarle in modo carino, con un solo, diciamo, utilizzando un solo vestito, una sola gonna, si possono creare degli outfit diversi, ci si può un po' sbizzarrire, mi piacciono davvero tanto. E poi, ultimo must have, perché credo che questo sia il quinto, sono le camicine o le bluse un po' particolari. Questo però deve essere un attimo contestualizzato, perché io sono freddolosissima, quindi non è che utilizzo camicine tutti i giorni, però magari in certe occasioni sono anche carine. L'ultima camicina che ho preso, in realtà questa è più una blusa che una camicina, è questa, che è sempre di H&M, neanche a dirlo. Questa qui l'ho presa all'incirca un mesetto fa, anche questa era una sorta di promozione, era in saldo a 7 euro, veramente una sciocchezza, e mi piace veramente tantissimo. Il colore è questo rosa antico molto molto retro e molto carino, e ha queste stampe, non so, sembrano dei fiori, sembrano un po' le stampe dei tessuti dell'IKEA. Non so, sembrerebbero dei fiori. È trasparentina, anzi no, è trasparente, però una volta indossata non fa volgare, nel senso che non si vede troppo quello che ho sotto. È abbastanza discreta come trasparenza. E ovviamente, essendo molto leggera, avendo le maniche a tre quarti un pochino così, un po' ampie, che si restringono qui alla fine, è corta. È abbastanza corta, arriva, che ne so, un po' più sotto della cinta, e a me piace tantissimo. Ovviamente so che essendo leggera, essendo a maniche a tre quarti, non è esattamente da tutti i giorni, magari per una cena, una festa, insomma, mi piace molto utilizzare queste camicie che non siano la classica, seppur versatile, camicia bianca. Questa sta benissimo sia con una gonna a vita alta, quindi infilata in una gonna a vita alta, sia con dei jeans, dei pantaloni, degli skinny, perché è davvero molto molto carina, cade molto bene. E basta, questi erano i miei 5 must have per la stagione autunnale-invernale. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che in qualche modo vi possa essere stato utile. Niente, io mando un bacio grande alla mia collega Noemi, vi ringrazio per averlo visto, vi ringrazio per tutti i commenti perché siete sempre sempre un tesoro, siete sempre carinissime, e basta, un bacio, ciao!